Arrivano novità ufficiali per quanto riguarda la Juventus, e sì, perché è chiaro che da questo punto di vista eravamo in attesa di sapere quali erano le condizioni di Dusan Vlahovic. Sono arrivate, soprattutto capiamo quante partite salterà, capiamo qual è la situazione attuale della Juventus, come può sostituirlo e soprattutto se bisogna intervenire immediatamente sul mercato. Beh, analizziamo il tutto qui su FCM News Sport. Io come sempre vi ricordo che qui sarete sempre aggiornati in maniera costante e in maniera gratuita. Se vi va a iscrivervi al canale, lasciate like ai contenuti. Tra poco partirà anche il nuovo progetto legato al sito internet, dove troverete gli articoli su Televisione della Vecchia Signora. Abbiamo aperto anche X, siamo su Instagram, insomma siamo letteralmente ovunque. Trovate qui sotto tutti i vari link. E allora, in casa Juve si tira una sorta di sospiro di sollievo, mi verrebbe a dire così. Sta di fatto che Dusan Vlahovic è stato sottoposto alla igiene medica, ai controlli di rito, e leggiamo il comunicato: gli accertamenti hanno escluso lesioni e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente. Quindi la Juventus continua ad avere, tra virgolette, a monitorare il ragazzo, perché non è scontato che lui giochi la sfida contro il Milan, anzi. Di fatto abbiamo scongiurato l'ipotesi lungo stop, e questo già è qualcosa di importante. Io fin da subito ve l'ho detto, si parla di un affaticamento muscolare, già si era, magari tutti avevano sfruttato un po' la situazione per dire stagione finita, lungo stop e quant'altro. Vi abbiamo detto qui fin da subito che da quello che sapevamo non ci risultava nulla di grave. Però c'è un però, nel senso che rimane comunque a rischio. Secondo Sky Sport salterà sicuramente la sfida col Milan, però bisogna dirlo, c'è un po' di confusione, cioè è una situazione che verrà monitorata. Ormai ogni testata giornalistica dice la sua, nel senso che a primo acchito, leggendo un comunicato del genere, penseresti vediamo se da qui a sabato riesce a recuperare. Sky già dà per certo che lui salterà la sfida contro il Milan, addirittura la Gazzetta dello Sport parla di stop sicuro contro il Milan e stop sicuro contro l'Aston Villa. Quindi di fatto parliamo di una situazione francamente da monitorare. Giovanni Albanese infatti è a riportare questa notizia, che secondo lui appunto dovrà saltare la sfida contro Milan e Aston Villa. E dunque le stesse sfide, tra l'altro, in cui dovrebbe saltare anche Nico Gonzalez. Infatti non è ancora rientrato, anche lui salterà il Milan e anche lui salterà l'Aston Villa. Quindi Nico Gonzalez poteva essere l'alternativa, diciamo, a Vlahovic. Anche lui salterà le stesse partite di Vlahovic. Questo cosa vuol dire dunque? Che secondo Giovanni Albanese l'indiziato numero uno a fare da vice Vlahovic in questa sfida sarà Timothy Weah, giocatore che viene da un gol in nazionale, ma da esterno, sicuramente non da attaccante. Qui io aprirei una sorta di dibattito qui sotto nei commenti, cioè chi dovrebbe fare secondo voi a San Siro? Ricordiamocelo, perché per la seconda volta consecutiva la Juventus va a San Siro decimata, perché la prima volta contro l'Inter mancava mezza squadra davvero, mancato Cup Miners in difesa, tante assenze, mancava praticamente mezza squadra contro l'Inter, e nonostante ciò è arrivato un clamoroso 4-4 quando eri stavi per 4-2 e la partita era praticamente chiusa. L'Inter per poco non te la chiudeva con 5-6 gol, invece sei riuscito a rimontarla grazie al gol proprio alla doppietta di Yıldız. Vai nuovamente a San Siro, questa volta ci vai contro il Milan, dopo la sosta, quindi che chiaramente storicamente è una batosta. Ci vai senza Vlahovic, ci vai senza Nico, ricordiamoci l'assenza in difesa di Bremer e Cabal, perché è successo una settimana fa, ce lo siamo quasi dimenticati. No, Cabal salta tutta la stagione per colpa delle nazionali. Per cui l'attaccante dovrebbe essere Weah. Secondo voi Weah è il nome giusto per fare il vice Vlahovic? Perché secondo qualcuno potrebbe essere Weah, che è stato inserito ogni tanto a gare in corso per fare questo tipo di lavoro. Secondo qualcun altro invece il vice Vlahovic, cioè o meglio il sostituto di Vlahovic, ecco forse è il termine più adatto, potrebbe essere invece Kenan Yıldız. E Kenan Yıldız l'uomo che potrebbe fare il semi Zirze, e ne parleremo tra l'altro nei prossimi giorni anche con qualche ospite, cercando di capire
qual è il nuovo quale sarà la soluzione tattica per poter arginare la difesa del Milan, che abbiamo visto non essere sicuramente imperforabile. Ricordiamoci che ha preso 3 gol dal Cagliari, quindi evidentemente non stiamo parlando del muro di Berlino, stiamo parlando evidentemente di un Milan che di dietro fa diciamo fa fatica a non prendere gol. Sta di fatto che da questo punto di vista la Juventus dovrà andare a San Siro con un po' di toppe, perché in difesa dovrà trovare una soluzione con Gatti, Kalulu, che saranno sicuramente titolari, Cambiaso io credo che sia l'uomo impossibile a sostituire. A questo punto il ballottaggio sarà sempre tra Savona e Rui. Rui gioca a sinistra, Savona gioca a destra, a quel punto è Cambiaso che si sposta. Se gioca Rui, Cambiaso gioca a destra, se gioca Savona, Cambiaso gioca a sinistra. Bisognerà capire se ogni tanto ci sarà qualche soluzione a sorpresa in difesa, considerando che si è parlato di qualche possibile inserimento dal centrocampo in difesa, ossia si è parlato di un Locatelli che potrebbe agire da difensore. A centrocampo, recuperato Kubanis al 100%, ha segnato anche in nazionale contro l'Olanda. Occhio a Douglas Luiz che potrebbe non recuperare, questo è il punto interrogativo grosso di cui parleremo nei prossimi giorni. C'è Locatelli, c'è Thuram che sembra essere ormai un punto fermo di questa squadra. Occhio anche alla presenza di Fagioli, che è riposato e che potrebbe giocare contro il Milan. E poi lì davanti c'è il problema fasce. Koopman sicuramente sarà dietro le punte, dietro la punta. A destra con Cesao dovrebbe partire dal primo minuto, con UEA prima punta e Yıldız a sinistra. Però ci sono altre soluzioni, come vi dicevo: o Yıldız come falso 9 o UEA appunto, oppure Mbangula, che è stato convocato nella nazionale belga e che, attenzione, potrebbe essere la soluzione diciamo tra virgolette a sorpresa, totalmente a sorpresa. Cioè potrebbe essere una soluzione che abbiamo già visto in quella posizione là e che potrebbe sbarigliare un po' le carte. Io ho come la percezione che il vice Vlahovic, o meglio il sostituto di Vlahovic, sarà scelto non in base a chi può fare più gol, chi può rendere meglio a livello realizzativo, ma chi può essere più bravo a creare degli spazi per i compagni, per gli inserimenti di Kupaners, per gli inserimenti di Yıldız, per le sgroppate di Conceição. O credo che sia questo l'andazzo. Detto ciò, comunque la Juventus va incontro a un periodo caldissimo e ora non ci si ferma più, perché per fortuna è finita questa sosta e quindi ci si concentra su questo Milan-Juve che al 99.9% sarà senza Dusan Vlahovic.